Lascerei adesso la parola al dottor Gemmi e al dottor Toccafondi per guidare un po' la discussione. Grazie. Vi ringrazio. Grazie a tutti voi. So, mi sembra di aver attivato l'audio, si sente? Sì. Veramente un pomeriggio ricco di spunti, devo dire. Poi succede sempre che quando normalmente ho degli appunti perché via via il subentrare delle notizie che arrivano poi rischia di polarizzare l'attenzione sulle ultime cose dette. Ci abbiamo una mezz'ora per poter anche sollecitare il pubblico. Devo dire che non sono arrivate domande durante tutta l'esposizione. E so se Giulio pensi di provare a Devo stimolare te. dire che qua il mio ruolo è veramente indegno, quindi vi ringrazio molto per l'invito. Io cercherò di fare quello che più o meno ho imparato a fare, quindi di concentrarmi più sull'analisi human factor e sistemica. E quindi ringrazio molto tutte le relazioni da cui ho potuto apprendere molto, in particolare la relazione dei professionisti della Pisana, che hanno sia Claudia Carmignani che professor Furfuri che dottor Monacarne, che hanno già affrontato alcuni temi, perché mi ronzava sempre in testa una domanda, questa famosa tendenza a fronte di uno squilibrio fra una scarsa prevalenza di infezioni e l'uso di antibiotici. Quindi mi chiedevo, da un punto di vista human factor, cos'è che determinasse questa tendenza. E da un lato mi sono risposto dicendo: beh, in effetti l'incertezza e la paura della prima ora sicuramente hanno puntato molto di più verso un focalizzarsi sul pericolo piuttosto che andare a vedere quali fossero le vulnerabilità del sistema. Un sistema che forse nasceva vulnerabile anche prima, alcune vulnerabilità si sono esacerbate. E quindi facevo riferimento soprattutto a quello che ha detto anche Forfori, ma a quello che ha detto anche la Claudia Carmignani sul fatto che sono state utilizzate i farmaci riserve appunto per andare incontro a un'aumentata percezione di pericolo, ma anche a un fatto concreto, perché abbiamo visto che i pazienti in terapia intensiva erano quelli più esposti. Quindi ora la domanda che vorrei farvi è questa. Si è parlato di microbiologia rapida e di elementi che fossero in qualche modo suggestivi, che potessero in qualche modo permettere di anticipare una gestione diversa del paziente, quindi a contenere le sovrainfezioni. Quindi mi chiedo, un servizio quanto da un punto di vista strutturale, nella vostra esperienza o nell'esperienza dei colleghi con i quali vi siete confrontati, microbiologia rapida o uno screening per una diagnosi differenziale più efficace potrebbe essere portato in futuro fuori dalla pandemia? E altra cosa, gli algoritmi che ci avete mostrato sono algoritmi che sia il professor Tumbarello che il professor Forfori riguardano la gestione individuale, nel senso qual è la condotta del singolo professionista. Ecco, quanto la condotta del singolo professionista può essere migliorata in interazione con un'organizzazione più in qualche modo sensibile, tenendo conto che, come molte altre cose, l'antimicrobial stewardship è un po' saltata, ma come molte altre cose, appunto. Queste sono le due riflessioni che, insomma, mi sono fatto ascoltandovi dal mio punto di vista. Per cui, Fabrizio, ti restituisco la Sì. Poi parola se vuoi farne altre e estendere anche altre. possiamo lasciare la parola ai nostri veramente ospiti che sono stati veramente molto ricchi di informazioni. Io ho due riflessioni che chiederei anche a Filippo Pieralli e Silvia Forni.
Noi ora è qualche anno che seguiamo l'andamento delle percentuali di antibiotico resistenza, no? E questo per noi è un indicatore che francamente sta anche generalmente, a parte gli outbreak di cui parlava Paolo Malacarne prima, che ringrazio di aver partecipato, fa molto piacere vederti qui, è da tanto che non ci si incontra. Però ecco, globalmente come indicatore la percentuale di ceppi antibiotico resistenti ha un certo andamento anche abbastanza tranquillizzante, cioè tranquillizzante, diciamo che comunque sembra che la strada imboccata sia quella giusta. Ora, questo andamento in quest'anno in cui il denominatore cambia tantissimo, però probabilmente andrà guardato pesandolo anche in maniera differente, perché noi abbiamo un case mix profondamente differente, quindi la solita, le nostre modalità di normalizzazione dei casi per le giornate di degenza per quanto riguarda l'utilizzo di antibiotici oppure delle percentuali rispetto alla presenza di resistenze va vista con un altro, anche con un altro criterio. E quindi ecco una riflessione un attimo sulla validità degli andamenti e su boh, forse cosa potremmo anche pensare di fare per monitorare questo fenomeno così variegato, perché parlare di antibiotico resistenza è come parlare di astronomia, cioè è una materia molto ampia, non bisogna scendere nel particolare, no? Se il tema è l'acinetobacter, come viene fuori, e forse lì non era nemmeno un tema di antibiotico resistenza, ma di infection control a 360 gradi, è molto diverso che se il problema ce l'ho con lo stafilococco, ce l'ho sul territorio, no? Abbiamo visto per esempio l'Escherichia coli, quanto è presente, quanto è rappresentata e che caratteristiche ha. Quindi vedere un attimo di circostanziare un po' il nostro atteggiamento. Io credo che uno dei nostri nemici maggiori sia l'empirismo, cioè sia, no, sia l'utilizzare le terapie empiriche, che mi rendo conto che in tante situazioni non si può fare a meno e che quindi almeno possono avvantaggiarsi dalla conoscenza di quali sono le situazioni. Di quali sono le situazioni locali, però è un atteggiamento veramente molto rischioso. Si fa sempre il paragone fra chi utilizza gli antiplastici e chi utilizza gli antibiotici. Io ne farei un altro. Nessun oncologo ragiona se non conosce il tipo istologico e addirittura il genotipo e la presenza di marcatori di precisione sul tumore che va a trattare. E bisognerebbe arrivare a attendere che nessuna infezione viene trattata senza una diagnosi eziologica con un profilo di antibiotico resistenza noto. Ecco, quindi la fase empirica dovrebbe essere una fase dose tempo limitata e non l'unico approccio che spesso abbiamo. No, prof, ha il microfono spento. Siccome la battuta sull'oncologo e l'infettivologo l'ho fatta io, fatemi dire una cosa. L'oncologo ha il tempo di fare tutto ciò, perché lui può decidere e aspettare di avere l'esame istologico preciso, però se il paziente sta ricoverato dal professor Forfori con uno shock settico, non è che può aspettare più di tanto, perché il tempo che fa la diagnosi precisa rischia di aver perso il paziente. E questa è la differenza fondamentale che secondo me spinge in maniera giustificata in un setting come quello della terapia intensiva a ricorrere alla terapia empirica, ove non ci sia una diagnostica strarapida. Posso intervenire un momento? Sono Paolo Malacarne. Nella terapia intensiva della seconda fase, noi abbiamo avuto questo outbreak di Acinetobacter. Allora, noi non abbiamo fatto nessuna profilassi all'ingresso, perché avevamo imparato dalla prima ondata che la profilassi con Bassado o con azitromicina non andava fatta.
Il problema è che noi abbiamo preso tutti i pazienti dal pronto soccorso, non ce n'era uno che arrivava da casa dopo aver fatto X giorni di azitromicina, tutti indistintamente. Allora, e siccome i malati arrivano al pronto soccorso, arrivavano, per fortuna ora non più, arrivavano al pronto soccorso dopo 5-7, mediamente 5-7 giorni di trattamento, io credo che 5-7 giorni di Bassado o di azitromicina prese a domicilio, anche se noi appena entrati in ospedale smettevamo questo antibiotico, un po' di danni all'ecosistema l'hanno fatto. Poi il danno l'abbiamo fatto noi, perché questi malati si sono quasi tutti sono colonizzati da Acinetobacter? Possiamo dire perché erano, intanto chi ce l'ha portato la Acinetobacter in questa nuova terapia intensiva? Ce l'abbiamo portata noi, sicuramente, perché non credo che qualche malato sia entrato già colonizzato dalla Acinetobacter. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Noi medici e infermieri abbiamo portato la Acinetobacter in terapia intensiva. Questa Acinetobacter ha trovato spazio perché i malati erano già, diciamo, in qualche modo con un ecosistema strano. Poi, i fortunati che non sono stati intubati, cioè non avevano presidi invasivi, la Acinetobacter gli è rimasto nel tampone rettale. Quei disgraziati che hanno avuto presidi invasivi hanno trovato del personale medico infermieristico incapace di gestire, parlo di me, di me e dei miei colleghi, perché parlo della mia terapia intensiva, incapace di mettere in piedi un sistema di sorveglianza, di infection control. Perché, come dice Forfori, come ha detto all'inizio Pieralli, ha detto Francesco Forfori, è difficile lavorare con maschera, tre paia di guanti, pensando prima di tutto a difendere se stessi, no? Perché questo è diciamo il primo impatto, e non è facile cambiarsi i guanti, lavarsi cosa ti lavi le mani? Le mani non te le lavi. Nessuno di noi, io credo che nessuno di noi si sia lavato le mani, ma nemmeno il 10% delle volte che se le doveva lavare. Quindi mettiamo insieme questa situazione qua, e ecco perché i miei malati che si sono infettati da Acinetobacter poi magari erano linfopenici, sono morti tutti di shock settico. Quindi credo che ci siano una serie di errori fatti da me e dai miei collaboratori, medici e infermieri, associati ad altri elementi che ci possono far riflettere in futuro su come organizzare l'assistenza a questi pazienti, perché se no questa pandemia non ci ha insegnato molto. E l'altra cosa, scusate se sono un po' più lungo, ripeto, tutti i malati che io ho preso in terapia intensiva nella seconda mandata sono arrivati con 5-6 giorni di azitromicina o Bassado data sul territorio. Allora, se questo dato della prescrizione su questi pazienti non è mai passato sul territorio, anche lì vuol dire che abbiamo fatto degli errori, cioè ce lo siamo detti fra di noi, ma questa notizia non è passata. Grazie. Sì, io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Malacarne poco fa. E io parlo della mia esperienza personale, dove abbiamo non solo cambiato la destinazione d'uso del reparto in questo ultimo anno, e siamo ancora aperti come Covid, quindi siamo stati fra i primi a aprire e saremo fra gli ultimi a chiudere, ma abbiamo cambiato, oltre alla destinazione d'uso, anche il luogo e il personale con cui lavorare. Perché cambiando luogo, cambiato area di attività, ha cambiato il personale infermieristico. Tutti molto bravi, molto in gamba, soprattutto molto disposti, e il personale medico, ad apprendere nuove cose, però insomma io devo dire la verità, la fatica che uno aveva fatto con il proprio gruppo, anche a certe attenzioni, nell'ambito della prevenzione dell'infezione o quantomeno del controllo, è saltato tutto, è saltato oltre a quelle difficoltà note veramente delle difficoltà lavorative quando sei dentro, tutto intabarrato, caldo, freddo, ti scappa, è un casino, veramente un gran casino. E
fai delle sudate terrificanti, e poi c'è il problema appunto del personale, che la situazione organizzativa è stata completamente sconvolta, stravolta, quindi insomma questo deve porre delle riflessioni importanti per una situazione, speriamo non sia più pandemica come a questi livelli che abbiamo vissuto, però molto probabilmente diventerà endemica, e quindi dovremo mettere a fuoco esattamente i punti che per evitare di incorrere nuovamente negli errori e nelle difficoltà che abbiamo e che abbiamo avuto. E quindi sono perfettamente d'accordo con quello che dice Malacarne, oltre alle riflessioni di Mario Pumbarello, che ovviamente il tempo non ci può esimere da fare delle terapie empiriche, questo va a sé con poi tutte le de-escalation che sono necessarie per ridurre il fenomeno. Relativamente a quello, poi credo voglia dire una cosa a Silvia, ai dati cui tu facevi cenno, Fabrizio, mi sembra un elemento fondamentale sia quello che riusciate a distinguere la epidemiologia del Covid dal non Covid, perché se no, diciamo, ci si avvicina guardando le curve, dicendo vabbè, in quel periodo c'era la fase epidemica maggiore, la fase, quindi probabilmente c'è un grosso impatto del Covid, ma se sarebbe molto interessante anche per costruire poi e imparare nel futuro, capire esattamente cosa succede nei reparti a destinazione Covid rispetto a quello che non è successo nei non Covid. Quindi questo è, sarebbe molto interessante, non so quali problemi di codifiche informatiche ci siano. Allora, rispondendo a Filippo, i problemi relativi a, diciamo, la possibilità di fare un tipo di analisi più approfondita come questo, che è certamente il punto dove ci piacerebbe arrivare, sono legati a riuscire ad avere, diciamo, a risolvere e a affrontare dei problemi legati alla gestione della privacy, su cui stiamo lavorando. Quindi io spero che in tempi rapidi riusciremo ad avere la possibilità di fare analisi anche di questo tipo. Riguardo proprio invece a quello che diceva Fabrizio prima, è indubbio che comparare valori di profili di resistenza nel 2020 con quello che è stato successo nel 2019 va fatto proprio alla luce di come è cambiata l'offerta dei servizi diciamo chi ha usufruito dei servizi ospedalieri nel 2020. Appunto, non potendo con i dati a nostra disposizione tra virgolette andare troppo nello specifico di stratificare l'incidenza delle infezioni e i dati sui profili di resistenza, stratificarli appunto per tipo, qualcosa abbiamo fatto appunto per tipo di reparto o per periodo dell'anno, però purtroppo non potendo avere informazioni molto dettagliate sul singolo paziente, non possiamo, non siamo riusciti a fare delle descrizioni che tenessero conto di tutte le differenze che abbiamo visto nella tipologia di pazienti che sono entrati nei nostri ospedali, in primis appunto Covid verso non Covid. Un aspetto cruciale che va di cui dobbiamo tener conto anche è stato le differenze nei percorsi che i pazienti hanno fatto dentro i nostri ospedali, perché c'è stato un nucleo dei pazienti Covid che hanno fatto degenze anche molto lunghe, con passaggi molto frastagliati dentro lo stesso ospedale tra i vari reparti e anche tra ospedali differenti. Ed è indubbio che il rischio di contrarre un'infezione per dei pazienti che hanno avuto dei percorsi così complessi differente da il rischio dei pazienti che vedevamo nel 2019 oppure degli altri pazienti nel 2020 che sono entrati, quei pochi per chirurgia programmata o anche per altri
motivi d'urgenza. Quindi di sicuro è importante avere chiaro che le durate delle degenze, i percorsi dei pazienti all'ospedale sono completamente differenti, come sono differenti le complessità dei appunto è aumentata l'età media dei pazienti ricoverati e sono entrate persone appunto più anziane con una maggiore complessità e che, come ci diceva ora Paolo Malacarne, eventualmente venivano anche da momenti in cui avevano fatto terapie antibiotiche pesanti che influivano sul rischio di contrarre infezioni. Per cui diciamo creare una misura che tenga conto di tutte queste sfaccettature per fare un confronto standardizzato 2019-2020 penso che sia complesso e anche forse inutile, e per avere un quadro, per farci un'idea più complessiva di cosa può essere cambiato dal 2019-2020 forse va fatta una lettura che tenga conto di tutte queste singole. Sì, forse bisogna passare dall'idea della fotografia a quella del cinematografo. Quindi ci è arrivata una domanda da una collega, Renata Tomei, che volevo chiedere al professor Folfori e al dottor Malacarne se avevate preso in considerazione altri marcatori predittivi di sovrainfezione batterica oltre alla procalcitonina. Io aggiungo un'altra domanda sempre per i due intensivisti. Che peso ci hanno avuto le miocardiopatie? Sembrava all'inizio che le cardiopatie da Covid fossero un elemento importante, d'altra parte poi anche il tipo di attacco del virus faceva pensare che il sistema cardiovascolare dovesse essere di per sé molto impegnato. Nella vostra esperienza non si è più sentito parlare. Però la prima domanda era quella sugli altri marcatori predittivi della sovrainfezione batterica oltre alla procalcitonina. Rispondo io, Paolo, va bene? Bene. Allora, noi abbiamo, cioè la domanda è molto è ben posta ed è l'espressione della difficoltà, perché alla fine non abbiamo avuto, anche la stessa procalcitonina paradossalmente non è stata così sensibile come magari, io non so se per quale motivo, come magari non ha avuto la stessa sensibilità che aveva nei malati, diciamo così, non Covid. La PCR ti aiutava poco. Se tu volevi, perché comunque era un marcatore di attivazione della risposta immunitaria, dell'infiammazione, eccetera, eccetera. I bianchi, sì, spesso si trovavano elevati, però era difficile discernere se era legata alla risposta antivirale piuttosto che a una risposta antibatterica. Le interleuchine, inizialmente sulla prima ondata, noi dosavamo questa famosa interleuchina 6 per fare non fare il tocilizumab, eccetera, eccetera, ed era altissima in tutti i malati, sia che avessero la sovrainfezione oppure no. Quello forse che ci ha aiutato un po' di più è stata paradossalmente la diagnostica per immagini, perché noi abbiamo avuto un team molto bravo che con l'ecografia, e quindi riusciva a volte a individuare precocemente un consolidamento che poteva avere le caratteristiche sospette di, e quindi assieme a un piccolo movimento di procalcitonina, un piccolo incremento di bianchi, cioè la vera difficoltà per quello che sono nati gli screening era mettere insieme il puzzle per avere il quadro definitivo. Per quello l'empirismo è stato, tra virgolette, abbastanza di facile costume, perché tu avevi una situazione in cui non sapevi e piuttosto che aspettare preferivi usare. E questo era per rispondere a questa domanda. L'altra non me la ricordo più. È così? Miocardiopatie. Spesso delle miocardiopatie. Allora, Anche questa domanda è ben posta. Noi sinceramente abbiamo avuto pochissime cardiomiopatie Covid correlate. Quello che forse un pochino di più si è visto è magari un aumento dell'incidenza di fattori ischemici collegati all'ipossia e magari attacchi cardiariflessa in pazienti magari predisposti, obesi, diabetici, eccetera. Però la reale incidenza delle cardiomiopatie, anche in letteratura, poi si è dimostrata essere molto più bassa di quello che si temeva. Cioè la miocardite da Covid in realtà non è stata qualcosa di cui preoccuparsi, almeno nella mia esperienza, però penso che anche Paolo non abbia avuto grossi miocarditi.
Dunque, un elemento così, diciamo, di nota legata alla tipologia di malati che abbiamo ricoverato, perché nella nostra terapia intensiva abbiamo preso anche dei pazienti delle reti tempo dipendenti che venivano all'ospedale di Pisa per politrauma, ictus o infarto e non potevano andare nelle terapie intensive di riferimento che erano non Covid. Se oltre alla loro patologia tempo dipendente erano anche colonizzati, risultavano colonizzati a livello faringeo dal Covid, venivano nella terapia intensiva nostra. Allora, oltre a quella casistica che vi ho presentato, che erano le polmoniti Covid, noi abbiamo avuto una quindicina di, sì, fra 10 e 15, non ricordo il numero preciso, di pazienti con infarto che dall'ospedale di Pisa o dagli ospedali periferici arrivavano in pronto soccorso, gli veniva fatta diagnosi di infarto, gli veniva fatto il tampone, risultavano positivi e venivano nella terapia intensiva nostra. Ora, e i cardiologi venivano tutti i giorni, anche due volte al giorno, a fare la consulenza. Ecco, la cosa che abbiamo notato con i cardiologi è che l'evoluzione di questi infarti, alcuni trattati con angioplastica, alcuni no, era mediamente peggiore rispetto all'evoluzione che loro si aspettavano dalla vista la tipologia dell'entità dell'infarto e la tipologia del paziente, come se il fatto di essere colonizzati dal Covid ma senza polmonite, perché tutti questi pazienti comunque venivano, a questi pazienti veniva fatta una TAC torace o un'ecografia fatta bene, il solo fatto di essere colonizzati da Covid su un cuore malmesso per un infarto determinasse una difficoltà di recupero. E questa cosa loro la notavano in terza, quarta giornata, quando i malati dalla nostra terapia intensiva dovevano essere mandati nella medicina Covid, perché non potevano andare in cardiologia. Ecco, normalmente un infarto in terapia intensiva coronarica ci sta 3 giorni, 4 giorni, poi va in corsia della cardiologia. Ecco, nel momento in cui bisognava trasferirlo in corsia della medicina, le cose non andavano bene e noi ci siamo tenuti degli infarti anche per 10 giorni, ma perché il recupero era tendenzialmente peggiore. Ringrazio, per ora non ci sono altre domande. Giulio, si prova a trarre, c'era Tommaso Gianni che voleva intervenire. Sì, volevo rallacciare un attimo alla domanda che aveva fatto Giulio Toccafondi, all'assist anche del professor Tumbarello che mi ha lanciato alla fine della presentazione, dicendo che abbiamo parlato di programmi di antimicrobial stewardship, abbiamo visto come diciamo questi pazienti, no, discussione sul iniziare una terapia antibiotica empirica oppure no. Io credo che in questo senso la microbiologia può giocare un ruolo abbastanza importante. Volevo condividere con voi, insomma, questa riflessione sul fatto che la diagnostica rapida, che può essere ormai applicata in diversi settori della microbiologia, possa essere estremamente utile proprio in casi come questi. Ha fatto vedere un articolo del professor Tumbarello che penso sia molto interessante, che ricalca un po' anche un'esperienza che abbiamo fatto noi a Careggi sull'utilizzo ad esempio di un sistema di microbiologia rapida che lavora direttamente sul bronco aspirato del paziente, quindi in grado un pannello molecolare che è in grado di dare nell'arco di 1 ora e mezzo direttamente utilizzato sul campione del secreto respiratorio un'immagine di quello che può essere presente all'interno, diciamo, del polmone del paziente, sia a livello di un pannello di batteri e di determinanti di resistenza, ma anche un piccolo pannello virale. Quindi penso che un dato di quel tipo, utilizzato con quell'esperienza di letteratura e utilizzato anche da noi, diciamo, a Careggio, può essere molto utile. Noi l'abbiamo fatto su circa 200 pazienti, ad esempio, e solo il 3% di questi aveva un molecolare positivo per un qualche microorganismo batterico all'ingresso. Quindi vuol dire che la stragrande maggioranza di questi pazienti arrivavano con un pannello negativo, il che vuol dire, diciamo, senza praticamente nessuno dei principali patogeni respiratori che può essere trovato a questo livello. Quindi penso un dato di biologia molecolare che arriva molto precoce e che può essere estremamente utile per decidere o meno se iniziare una terapia antibiotica. E poi invece il professor Fosfori e anche il dottor Malacarne ci hanno fatto vedere come la maggior parte dei pazienti che avevano poi avuto un'infezione erano colonizzati, no? Anche pazienti che avevano
un'infezione da Acinetobacter bovani a livello rettale erano colonizzate. Quindi anche in quel caso l'utilizzo della diagnostica rapida che permette di identificare un patogeno multiresistente direttamente dal tampone rettale può avere un vantaggio non indifferente per poi cercare di capire che cosa può succedere di lì a poco per indirizzare, rendere un po' meno empirica, diciamo, una terapia antibiotica che può essere fatta in un primo momento. Quindi ecco, in questo senso penso, come diceva anche Giulio Toccafondi, insomma un apporto della microbiologia rapida possa essere calato perfettamente in questi programmi che permettono di gestire questa tipologia di pazienti. Sì, Fabrizio, raccogliendo un po' il tuo invito, mi porto a casa altre cose che possono essere utili, nel senso che impariamo a fare anche bene le cose più semplici ma fondamentali. Abbiamo registrato come il dato sugli esami culturali, che a volte non erano ben effettuati, però questo comunque fa pari anche con dati raccolti in precedenza da ARS e da Sitaformi sul fatto che molte delle emoculture sono contaminate. Questo sicuramente ora non è un tema su cui da inquadrare nell'ambito della pandemia, però è un tema che ovviamente va considerato. È un'azione semplice su cui, per esempio, i team ID possono fare una verifica e quindi una verifica nel senso un supporto può essere sicuramente percorribile. Però non vorrei banalizzare eccessivamente il tema dicendo che il nostro approccio ancora forse troppo poco sistemico, e comunque siamo già in una buona posizione magari rispetto a altre regioni, però credo che iniziare anche a guardare, e qui cito anche quello che abbiamo scritto nel call to action sul documento di lotta alla sepsi, l'interazione fra ospite e infezione, io lo vedo da un punto di vista organizzativo, quindi quanto l'organizzazione è in grado di fornire al clinico degli elementi per andare a capire la risposta dell'ospite, l'aggressività del patogeno e le vulnerabilità dell'ambiente, questo sicuramente è un punto su cui andare a lavorare, e quindi andare a vedere quanto il sistema è vulnerabile anche a motori spenti, andando a vedere quali sono, diciamo così, i crateri, le tracce che sono state lasciate dalla pandemia. Quindi questo sicuramente è un tema su cui noi come rischio clinico vorremmo indagare e continuare a lavorare sempre con il supporto della rete ID. Poi il tema che è stato citato del favorire un'azione più orientata e guidata dal pericolo della pandemia, quindi più tutelante il professionista, quindi l'autoprotezione piuttosto che il rispetto dell'infection prevention and control, che è un tema che abbiamo avvisato, e quindi ringrazio anche Paolo per averlo detto fin da subito, è un tema che va sicuramente analizzato, perché soltanto adesso ci sono degli studi anche di ergonomia fisica per capire come cambia la percezione, la comunicazione, lo stress lavoro correlato utilizzando determinati tipi di DP. Per cui su questo sicuramente bisogna lavorare, perché non è possibile che le limitazioni fisiche siano così compromettenti. Chiaramente questa è una faccia della medaglia, ci sono anche i comportamenti, però vanno considerate insieme. Quindi un approccio un po' più pratico mi porta a casa, e poi un approccio un po' più di sistema per lavorare ancora su infection prevention e control dal punto di vista di rischio clinico e fattore umano. Infatti, tra l'altro, parlavi delle contaminazioni. Quest'anno per la prima volta è stato affrontato invece il tema delle batteriemie, cioè delle emoculture con rilievo di fauna polimicrobica, e ha fatto proprio un capitolo su questo Tommaso, e è riportato sul librettino, insomma, che è appunto da oggi è a disposizione. Sì, il tema è complesso e veramente c'è da affrontare cercando di rifuggire dagli schemi semplici anche. Ecco, cioè bisogna prendere coscienza che qui c'è di mezzo l'intensità della cura, c'è di mezzo il paziente con le sue caratteristiche, c'è di mezzo l'uso degli antibiotici, nell'ambiente, e poi batteri che ci portiamo dietro, e poi quelli che poi causano prendere sopravvento nello squilibrio. Se non ci sono altri interventi, io procederei, anche perché l'ora è quella precisa,
procederei a salutare e ringraziare tutti gli intervenuti, veramente un apporto prezioso. E ricordo anche alle persone ancora numerose, sono oltre 250 ancora collegate, che poi dopo le relazioni saranno usufruibili anche, saranno fruibili anche come registrazione sulla, a partire dalla pagina dell'evento. E quindi insomma, queste cose a volte vanno anche viste e riviste, secondo me. Ringrazierei doverosamente anche tutto lo staff di ARS che c'è stato dietro con pazienza a poter mettere insieme questo evento e alla preparazione di quello della prossima settimana, al quale io rimando come un nuovo appuntamento, che appunto parlerà di isolabatteri connessi, è un tema che ci fa sviluppare appunto varie connessioni fra l'ambiente, gli alimenti, i batteri gestiti in medicina e in veterinaria e via. E quindi tutto lo staff di ARS, in particolare Jessica, il gruppo di Marco Santini, tutto il gruppo di Soluzioni Web, che ha appunto permesso anche di fare il webinar e di uscire contemporaneamente con il documento ARS 112 e anche con la nuova versione dell'Atlante dell'antibiotico e resistenza dell'uso di antibiotici, ha citato Lorenzo lì. Io vi ringrazio tutti e arrivederci prossimamente. Grazie a tutti voi, buona serata.